Ragazzi, bentornati nel secondo episodio della nostra sfida sui racconti. Oggi, ragazzi, il tema principale sarà figure di cacca con una ragazza. E sarà molto, ma molto imbarazzante. Siamo qui con Mango. Salve! Woohoo! E vi giuro, ragazzi, ho paura, perché la mia figura è stata una figura molto intensa e ho paura che anche quella di Mango lo sia. Però, ragazzi, prima di sentire entrambe le figure, dobbiamo assolutamente arrivare a 10.000 mi piace. Vi ricordo che nei commenti dovrete scegliere il vincitore della sfida. In questo caso dovrete scegliere la storia più imbarazzante per la figura di cacca. E vi ricordo che se inserite il codice SHIK in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una serie di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi reposteremo la storia e in più risponderemo i vostri messaggi tutti i giorni. Ok, Mango, sei pronto a raccontare la tua storia? No. Inizi tu questa volta, quindi. Grazie, andiamo. Ok, Mango, andiamo a Siepi, che è la città perfetta per iniziare un buon racconto imbarazzante di cui ho già paura. Mi raccomando, non dire cose sconce, con le ragazze. Non devo? No! Ok. Vi ricordo, ragazzi, che come tutte le sfide ci sarà anche il bonus vittoria, quindi dovrete dare un punteggio da 1 a 10 alla storia. Però se vinciamo una partita mentre raccontiamo la storia, dovrete aggiungere un punto. Quindi, ragazzi, ho già paura, perché secondo me moriremo un sacco. C'è gente qua. Arrivo! Uno che mi sta inseguendo. Anzi, forse non arrivo, che così perdi e impari. Beh, se perdo almeno non racconto la storia. No, no, la storia devi raccontarla. Certo. Ah, c'è un nemico anche da me. Sì. Aiuto. C'era un nemico da me. Vengo da te, va. Mi sento più sicuro. E ti do una mano io. Sono forte. E dai, me l'hai rubato, uffa. Ma che rubato? Comunque, Mango, non credere di scappare. Puoi iniziare la tua storiellina. Sicuro, devo? Assolutamente sì. No, inizia con la storia. Allora, ragazzi, iniziamo con la storia. Questa volta è ambientata a 14 anni, quindi primo superiore, ragazzi. Ok. Ero andato... Io è il primissimo viaggio che ho fatto in Calabria, in vacanza. Stavo con due mie cugine, che hanno più o meno la stessa età mia, con poi mia zia e mio zio, cioè i genitori di queste mie due cugine. Ero partito insieme alla famiglia loro, insomma, così in vacanza, una settimana in Calabria. Cosa è successo? Siamo arrivati in Calabria, appunto, a Crotone, e alloggiavamo in una casa che avevamo preso, tipo una casa vacanza, così. Sopra questa casa vacanza abitavano degli amici di miei zii, che erano proprio i proprietari della casa in cui stavamo in vacanza, vabbè. Questi amici di mio zio avevano una figlia. Una figlia. Abbiamo già capito la ragazza proprio, in questione. È proprio lei. La chiameremo Gilberta. E l'età, quanti anni c'aveva? Con fatto a me c'avevo 14. Lei, mi sembra pure lei 13-14. Era un po' più piccola, di qualche mese però, ma non. Ok. Ok. E lei si è presentata giustamente quando siamo arrivati a me, alle mie cugine. E diciamo che quando uscivamo la sera, facevamo un gruppetto tra i giovani, lasciavamo gli anziani indietro. Ma come anziani? Ma poverini. Vabbè, mia zia, mio zio e i genitori rimanevano indietro. Noi uscivamo tra giovani, no? Ok. Ok. Tranne alcune volte, perché questa ragazza, non so come dirlo, non voglio essere scortese, ma era molto simpatica, provocante. Ma come provocante? Beh, era un po', cioè, nel senso, mi provocava un pochino, era un po'. Era la tua crush? No, l'avevo vista, l'avevo appena vista, come fa a essere la mia crush? Non può, non la conoscevo. Scusami, non credi nell'amore a quella roba lì, il colpo di fulmine? Colpo di fulmine. Vabbè, non era colpo di fulmine. Oh, dove sta? Se non l'hai visto non puoi prendere il loot. Dai, lasciamelo a me. Eccolo. Allora, perché ho detto tranne una sera? Cioè, noi uscivamo tutte le sere per una settimana, vabbè, in giro là per la città, tranne una sera che a me non mandava di sci. Oh. Allora, stavo dicendo che una sera non sono uscito perché neanche lei voleva uscire e mi ha fatto capire... Scusa, non vorrei interromperti, poi ci racconti cosa avete fatto quando non siete usciti, però... Senti. Ci sono va amici. Bene, va bene. A terra!
Eliminato! Grande! Vuoi un kit? Ah no, se... no, voglio che tu vada avanti con la storia. È vero, la storia me l'ero dimenticata. Allora, in pratica, una sera lei mi ha fatto capire che non aveva voglia di uscire e mi ha fatto capire che voleva che io restassi a casa con lei. E in che modo te l'ha fatto capire? Mi ha fatto, diciamo, una certa occhiata. Sai quegli sguardi un po' provocanti con l'occhiolino, no? Sì. Mentre io stasera rimango a casa e poi mi ha preso la mano e mi ha detto: stai a casa anche tu, se no ti ammazzo. No, 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 proprio no, così. No. Più o meno, forse intendeva quello, però è stata molto sexy nello sguardo. Ottimo. Capito? E quindi io ho detto: non ho voglia di uscire nemmeno io. Andate. E sono usciti tutti quanti. Io sono rimasto a casa da solo con lei. Ok, devo andare avanti? Perché assolutamente sì. E quindi siamo andati a casa sua, che era al piano di sopra della casa dove alloggiavo io. Stavamo sul suo divano da soli, solo io e lei e la televisione. Ok, praticamente è il sogno di qualsiasi ragazzo. Esatto, infatti era bellissima l'atmosfera, però diciamo che lei l'ha rovinata. No, ma come? L'ha rovinata perché ha fatto una cosa molto cringe. No, che cosa? Che faccio fatica a raccontare, però vabbè. Stavamo a vedere un film dei vampiri, coso, Twilight, non so se lo conoscete, ragazzi. Credo di sì. Ok, cosa fanno i vampiri? Succhiano sangue? Bravo, succhiano il no, sangue. No, che cosa? No, il sangue, i vampiri il sangue. No, aspetta, succhiano, ci sono nemici. Ok. Aia! Oh! L'ho ucciso. Ti mancano solo 5 persone, eh? Oh, ma che è? Ah, ti ricordo che se vinci anche... questa è la mia partita, se vinci ce l'ho appunto vittoria io, eh. Allora, ve la faccio breve, ragazzi. Stavamo vedendo questo film di vampiri, Twilight. A un certo punto lei si è girata, mi ha guardato con uno sguardo molto sexy. Ok. E io lì stavo un po' tutto ok, eh. E mi ha detto... Quanto posso dire? Ti faccio vedere io come si... come si? Come si... E mi ha fatto un gesto con la bocca. Che gesto ha fatto? È un gesto tipo a risucchio, di darmi un bacio, però è fatto tipo così. Mi ha fatto ridere. E la cosa cringe è stata che mentre si è avvicinata per darmi sto bacio, sto non lo so che cosa voleva fare, io sono scoppiato a ridere perché... ci mancherebbe. Quindi non è successo niente perché io sono scoppiato a ridere, lei ci è rimasta malissimo. Ma... e niente, questa è la figuraccia. Però mi ha fatto ridere, è cringissimo, non potevo restare serio. Da che ero tutto contento, sono proprio... mi è proprio calato tutto, nel vero senso della parola. Cioè, un po' mi dispiace, ma che cavolo gli viene in mente di dire? Non lo so, ma mi ha fatto ridere, è stato cringissimo. Quindi questa è una delle figure che non è che ho fatto io, l'ha fatta lei in realtà. Sì, è questo il bello, che tu non hai niente di vergognoso. Vai, Luke, puoi farcela! Mancano soltanto 3 persone, su! Oh, cavolo! Aia, no, devi vincere il mio punto! No! Dai, non è giusto il mio punto! Mi ha risucchiato tutta la vita! Basta, non... Ok, Mango, è arrivato il mio turno. Posso saltarla? Non fa niente, no, dai. No, e il video termina qui. E no, però... Significa che non... ha pochissima vita. Vai, bravo. Ok. Sì, adesso non hai più scuse. Vai, parla, avanti. Su. Ok. Allora, la mia storia inizia quando ero alle superiori. Aspetta, so l'anno, perché dato che sarà raccontata leggendo una chat, so l'anno preciso in cui è iniziata, ossia il 27 maggio 2013. Quindi avevo 16 anni, proprio come adesso. Sì, certo, okay. Esatto, cioè li avevo già lì e poi non mi sono più cambiato. Praticamente, ragazzi, c'era da tanti mesi questa ragazza che io tutte le mattine prima di entrare a scuola vedevo passare. Poi la vedevo a pranzo, la vedevo negli intervalli. Non faceva la mia classe, poi essendo in una scuola abbastanza grande non le avevo mai parlato. Cioè non avevo mai sentito parlare di lei. Però ho scoperto il suo nome. Quindi che cosa ho detto? Ragazzi, sicuramente il modo migliore per conquistarla è scriverle sui social. E ai tempi andava Facebook e quindi l'ho scritto su Facebook. Ok. Però non mi visualizzava. Non mi visualizzava il messaggio. E quindi io che cosa ho fatto? Ho scritto ciao e dopo un po'. Ciao e dopo un po'. Ciao. No. E dopo un po'. Ciao. E le ho spammato di messaggi. No, ma come? Però poi, dato che sono molto furbo, stupido,
Ne ho eliminati tutti tranne l'ultimo. E adesso vi leggo la chat, ragazzi. Però se Mango fa una kill la leggo, altrimenti no. Prendi il già coso. Già l'ho fatta, ce n'ho già vieni, una. Vieni, prendi il coso veloce. Ok, la leggo. E lei non saluta nemmeno e mi risponde: "Ma chi sei?" Punto di domanda e punto esclamativo. Che cattiva. E io ho scritto: "Cavolo, scusa, il mio telefono ha mandato 30 messaggi. Piacere Luca." Certo. Che cringe. E lei ma fa: "Perché?" E il mio telefono parla in cinese. Mi sparano. Lì, comunque, ok, arrivo. È nabbo, vai che ce la fai. Addio. Però adesso vai avanti. Ok. Quindi lei fa: il mio telefono parla cinese. E io le ho scritto: "Mi stai prendendo per il culo?" E lei fa: "No, guarda, per i piedi." E io le ho scritto: "Mamma mia, scusa." E lei fa: "Tranquillo, per questa volta ti perdono." E io ho detto: "Ah, quindi è innamorata persa di me." E le rispondo: "Ce ne saranno altre?" Di volte, nel senso. E lei fa: "No, caro, è la prima e ultima volta, dato che non ti conosco e hai usato la scusa più vecchia del mondo per far conoscenza." Come vecchia? Cioè, che poi chi cavolo l'ha mai usata la scusa che significa? Non... significa? "Ciao cara, non mi va il telefono, usciamo?" No, ero l'unico stupido che poteva usare una tattica così. E io le ho scritto giustamente: "Ma che scusa più vecchia del mondo, scusami?" E lei fa: "Quella del telefono." E io le ho scritto: "Sì, non è un fantasma il mio telefono, so che ho scritto io i ciao, ma non so quanti ne ha mandati. Stai tranquilla, non ho fatto niente di male, no?" E lei mi fa: "Sì, ha interrotto il mio yoga." Il mio yoga. Ma è una signora, quanti anni c'aveva? E io ho scritto: "È una frase un po' volgare, ma devo dirvela perché è importante. Non ascoltatela, voi altri. Ti sto proprio sul cazzo a pelle?" E lei fa: "Non ho il cazzo." E io ho risposto: "Ti sto proprio antipatico così a pelle?" E lei fa: "Non ho la pelle." E io ho risposto: "Sei simpaticissima, ti giuro. Cosa non vera." E lei fa: "Grazie, mi sto simpatica anche io." E io le ho risposto: "Ok, sicuramente non ti sto dando fastidio." E lei fa: "Proprio no. Ok, adesso fammi finire yoga che sto iniziando a levitare e ad alzarmi da terra. E non c'è campo." Che cattiva. Ma è cattivissima. Ma lei voleva essere simpatica, ma non è simpatica. Sì, e poi ho fatto una figura del cavolo. Comunque, ragazzi, arriviamo alla fine della storia in cui lei mi dice che sta iniziando a prendere il volo. E io le rispondo: "Parlando seriamente, se vuoi non ti scrivo più, ti lascio in pace." E lei mi fa: "Grazie." E io le ho risposto: "Ciao." Da quel momento in poi, ragazzi, la chat è finita. Il bello è che per fortuna lei non mi ha mai riconosciuto, quindi anche in giro non sapeva fossi io, eccetera eccetera. Quindi non le ho mai parlato e è finita qui la storia. Finita così? Ma che antipatica. Sì, è tristissima. C'è uno da me. Eliminato l'aia. No! Mi sta per uccidere. È proprio qui. Ok, terra uno. Stupido, mi sta pushando. Bravo. Sì, io non dovrei essere felice. Punto in realtà, vittoria. Perché il punto no, vabbè. Esatto, ce l'ho fatta. Ragazzi, il video sulle figuracce con le ragazze termina qui. Spero che voi non ne abbiate fatte altre. Al massimo scrivetecelo nei commenti e votate la miglior storia nei commenti. E per ora, noi non possiamo far altro che salutarvi e ringraziarvi. Perché noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Mango saluta. Non si è sentito nulla. Bella. Perché non si sente mai? Uffa.